Gentili telespettatori, buongiorno. Nuovo incontro con un candidato a sindaco di Catanzaro. Stavolta in studio con noi c'è Nino Campo, consulente di direzione aziendale, che si candida autonomamente con una lista sua, una sola lista, per cercare di convincere i catanzaresi a votarlo e a farlo diventare sindaco di Catanzaro. Nino Campo, lei è uno di quelli che si è aggregato poi ai primi quattro che erano usciti in campo. Qualcuno è rimasto sorpreso dal fatto che lei si sia candidato a sindaco, perché molti magari non avevano avuto modo di conoscerla. Per cui la prima domanda che le faccio è: come si è deciso a fare questo passo? Che non so se definire azzardato, donchisciottesco, coraggioso, non so come definirlo, ma in ogni caso è un passo importante che lei ha fatto. Intanto buongiorno, buongiorno a tutti e grazie di, insomma, di questo invito. Sono onorato di essere qui e anche un po' emozionato, se vuole dirla tutta, perché io sto forzando un po' quello che è il mio, quello che sta nelle mie corde. Certamente non avrei immaginato 2 mesi fa di essere qui, né minimamente di poter competere con le corazzate dei partiti e i potentati, le organizzazioni politiche di questa città, da semplice singolo signor, nessuno, cittadino normalissimo che, ripeto, fino a poco tempo fa neanche immaginava un'iperbole del genere. Lei giustamente mi chiede perché. Perché ho toccato con mano che nessuno, io sono naturalmente presuntuoso, devo esserlo in questa veste, nessuno qui aveva alcuna possibilità di salvare questa città. E lo dico non perché io voglia assurgere a un ruolo superiore rispetto ad altri, qui è un problema di competenze. Io nel mio lavoro, faccio un lavoro ormai da parecchi anni, posso vantare delle competenze che in questa fase storica che la città di Catanzaro sta vivendo sono, credo, indispensabili. E sono quelle del marketing territoriale. Avendo prodotto 5 anni fa e regalato alla città un progetto strategico territoriale denominato appunto Catanzaro Oltre, che ho messo in mano 5 anni fa alla politica, ho ritenuto opportuno, ho sentito il dovere, se la vogliamo mettere in questi termini, di metterlo davanti alla cittadinanza con forza e quindi di prendermi uno scranno dal quale poter parlare alla città che altrimenti non avrei assolutamente potuto. Mi sembra di capire, diciamo, che questo progetto Catanzaro Oltre, che lei ha messo in mano alla politica, se ho ben capito, a tutta la politica, a tutti gli esponenti politici, non ha avuto nessun rilievo nell'ambito della politica. Ma secondo lei perché questo progetto non è stato, come dire, acquisito e fatto proprio dalla politica? E qui potrei parlare per ore, cerco di essere il più sintetico possibile, perché la politica non è all'altezza, perché la politica in questa città, ma nella regione tutta, Presidente, è la malattia, non è la cura. Ed io invece ho messo sotto agli occhi di questi signori la cura. Ma come si fa ad acquisire la cura se tu sei la malattia? Cioè, se Catanzaro è una città ormai boccheggiante per essere eufemisticamente, diciamo così, buoni, la colpa è sicuramente della politica. È la politica che ha fallito, io l'ho già detto e lo torno a dire. La politica dovrebbe avere la compiacenza, visto lo stato comatoso della città, di alzare bandiera bianca, di chiedere scusa ai cittadini e di farsi da parte. Cioè, noi abbiamo fallito, vedete che... voi cosa potete fare? Questo ovviamente non lo fanno perché sono anche arroganti, loro sì, più di me, perché, ripeto, davanti al fallimento dovrebbero andarsene, dovrebbero starsene zitti e invece continuano ad imperversare, a dettare come dire, ricette alla cetola qualunque. Credo che il motivo sia quello. Ho messo in mano un qualcosa di troppo alto, scusatemi se sono presuntuoso, rispetto al volare basso che la politica in questa città ha rappresentato e rappresenta.
Ecco, questo progetto di cui stiamo parlando cosa prevedeva sinteticamente per la città e se c'è qualche elemento di questo progetto che lei riteneva centrale per lo sviluppo della città? Guardi, è un progetto abbastanza semplice, perché poi questi paroloni, il marketing territoriale, il marketing strategico, alla fine si riduce a poca a cosa, cose operative, a da, cose fare, operative diciamo. Da fare. Io le prime due cose che sono andato a vedere sono stati i bisogni di questa città in rapporto a una serie di altre città italiane orograficamente e strutturalmente identiche alla nostra, che sono poi Perugia e Potenza, che hanno risolto in modo egregio gli stessi identici problemi che abbiamo noi, facendo una serie di passi di una semplicità, voglio dire, si potrebbe dire quasi sconcertante. E quindi, in ragione di case history, si chiamano in gergo, da prendere, da poter toccare con mano, ho detto qua, se l'hanno fatto loro possiamo farlo anche noi, cioè, voglio dire, non c'è nessuna difficoltà, siamo in Italia, l'ha fatto Perugia, l'ha fatto addirittura Potenza, che non voglio essere irriverente, ma era una gallineria rispetto a Perugia e forse anche rispetto a Catanzaro, perché non possiamo farlo anche noi? Insomma, se lo puoi sognare lo puoi fare, ma tanto più se è stato fatto si può fare, insomma, appunto, questo è il ragionamento. Sì, assolutamente sì, questo è il motivo. Ovviamente io ci ho messo poi dell'altro, ecco perché dico che questo è un progetto a volare altissimo. Il progetto è strutturato in quattro punti, due hanno a che fare in modo precipuo con il centro storico, quindi il rilancio del centro storico. Apro e chiudo velocissimamente una parentesi per riagganciarmi a quanto detto prima. Cosa ha fatto di mirabolante in questi anni, questi decenni, la politica di Catanzaro per rilanciare il centro storico? Qual è stata l'alzata di ingegno più fervida, più cambiare il senso di marcia su Corso Mazzini? C'è da mettersi a piangere, da mettersi a piangere. Questo hanno saputo fare più volte. Più volte, sì. Detto proprio alla catanzarese, una volta in canara e una volta a scindira. Cioè, inaccettabile, inaccettabile. Tornando invece al punto 2, quindi sul centro storico, il rilancio del centro storico, ripeto, rifacendomi a modelli esistenti già perfettamente funzionanti, e 2 invece per il rilancio della città tutta. Lì ci ho messo ovviamente il mio, nel senso che lì siamo veramente a volare altissimi. Ho immaginato di utilizzare quello che è il nostro attrattore turistico internazionale che abbiamo e che facciamo finta di non avere, che è il nostro Ponte Morandi, di utilizzarlo come appunto attrattore, non come semplice viadotto veicolare, e poi ho immaginato di riprospettare alla città, perché non è una mia idea quella, uno strumento urbanistico fondamentale, non solo per ricucire il territorio, perché questa città è sfrangiato. È come se fosse esplosa in mille schegge, eccetera, eccetera. Questo è vero. Ma per rilanciare economicamente il territorio di Catanzaro, addirittura fin dalla posa della prima pietra, cioè il canale fluviale sulla Fiumarella. Un progetto del 1930, quindi non me lo sono inventato io, si poteva fare nel 30 del secolo scorso. Si immagini lei se non si potrebbe fare. Dopo 100 anni quasi. Esatto. Quindi praticamente sono questi i quattro punti. Di questa cosa si è parlato qualche volta, in questi anni se ne è parlato. Sì, sì. Però sì, è rimasta una cosa un po' così, sì, detta e finita lì. Diciamo. A me dicono non si può fare, ed io a chi mi dice, magari a volte me lo dicono anche dei tecnici, quindi degli ingegneri, degli architetti, io gli dico in catanzarese, io uso il catanzarese, lei me lo consente, tornate alla scuola. Cioè, tornate a scuola, perché è chiaro, cioè, se uno mi dice, non so se lei ha mai sentito parlare del ponte di Øresund, sì. Il ponte di Øresund è un ponte di 15 km veicolare e ferroviario che collega la Svezia e la Danimarca, costruito in mare aperto, parte ponte, diventa isola in mezzo al mare, si inabissa e diventa tunnel sottomarino per uscire dall'altra. Allora, se si può fare il ponte di Øresund, 20 miliardi di euro, 5 anni di lavori, dal 1995, inaugurato nel 2000, figuriamoci se non possiamo fare un canale fluviale. Beh, si è fatto anche il tunnel sotto la Manica. Si è fatto, si è fatto di tutto nel mondo, ormai l'ingegneria è arrivata a livelli talmente alti. Quindi quando mi dicono non si può fare, io francamente gli dico, ragazzi, svegliatevi, insomma. Ma
la domanda che io le pongo, dando per scontato che secondo me anche si può fare, perché se si sono fatte quelle cose si può fare certamente anche questo sulla Fiumarella, ma la domanda che le pongo è perché proponeva questa cosa, cosa pensava che cambiasse per Catanzaro con questo... È una domanda ovviamente fatta dal Presidente dell'Ordine dei Giornalisti che è assolutamente, come dire, perfetta. Perché il canale fluviale della Fiumarella? Perché sarebbe lo strumento urbanistico per arricchire la città, l'ho detto e lo ripeto, sarebbe una sorta di uovo di Colombo, una sorta di bacchetta magica, ce l'abbiamo. Intanto lei sicuramente è un intellettuale, immagini la bellezza di poter prendere un battellino, diciamo da Catanzaro Lido, ora semplificando perché non è così semplice, ovviamente, in 10 minuti ritrovarsi sotto al ponte, prendere un ascensore inclinato, arrivare su via Carlo V, infilarsi nelle gallerie del San Giovanni e ritrovarsi sul corso. Cioè, immagini che spettacolo, no? una sì. Cosa del genere. Ma il punto è un altro, perché non è una faccenda di pura estetica, è una faccenda invece proprio di pura economia. Un canale fluviale creerebbe un indotto economico spaventoso in termini di tutta una serie di attività che lungo gli argini si potrebbero creare, sia di tipo economico, sia di tipo naturalistico, sia di tipo sportivo, cioè si potrebbe creare un'altra città nella città. Questo darebbe un impulso all'economia inizialmente di tipo edile, che però a cascata poi porta dei benefici a tutta una serie di... Certo. E poi, come dire, di ordine anche... In mille rivoli, voglio dire, i terreni posti intorno agli argini comincerebbero ad avere un valore completamente diverso, l'edilizia residenziale si metterebbe in moto, cioè questa storia è veramente la chiave di volta per arricchire questa città da subito. La domanda che le volevo fare è, questa è una campagna elettorale che ancora è iniziata formalmente da poco, ma insomma... è già diventata abbastanza, non voglio usare il termine cruento, perché chiaramente cruenta non è, ma insomma abbastanza accesa. E io voglio chiedere a lei una cosa in positivo, cioè fra i suoi competitor che cosa ha trovato in questi primi scambi elettorali di positivo e cosa invece ritiene di assolutamente negativo, brevemente. No, Presidente, io non credo di poter dare voti a nessuno. No, non è un problema di voti, no, è un problema di impressione. L'impressione è che sono tutte quante delle bravissime persone animate dal più grande spirito di servizio. Probabilmente, forse poi, non è in realtà così, nel senso che so... insomma, si sono messi in moto degli apparati, anche abbastanza importanti e anche abbastanza profondi, che... confliggono tra di loro già da prima e che quindi hanno individuato in queste figure, diciamo così, i loro alfieri. Io sono la grande differenza tra me e tutti quanti gli altri è che io ci sono arrivato da solo, i miei, come dire, competitor ce li hanno mandati i loro apparati, le segreterie dei partiti, eccetera, eccetera. Io sono arrivato da solo come il più semplice signor nessuno che è arrivato e dice, ma tu da dove esci? Sono uscito dall'uovo di Pasqua. Io credo che siano tutte quante delle bravissime persone e credo che a vario titolo potrebbero probabilmente fare bene il loro lavoro. Però io ritengo, e devo essere qui impietoso, che nessuno sia all'altezza. Io non so se l'ho già detto, nessuno è all'altezza per deficienze, diciamo, di natura tecnica. Lei immagini, cioè io se posso fare un esempio, lei immagini di essere davanti ad un cadavere, voglio essere un po' truculento, da riportare in vita. E allora che si fa? Gli si mette il cuore nuovo, prendiamo un pezzo di università, lo mettiamo in centro, gli rimettiamo il pancreas, il fegato, cioè prendiamo il conservatorio, il cadavere era e cadavere resta. Qua bisogna rimetterci l'anima in questo corpo, l'anima che il corpo non ha più e non ce l'ha più per ragioni storiche, e qui dovremmo veramente parlare a lungo, e so che lei sarebbe d'accordissimo con me. Rimettere dentro l'anima non è affare di nessuno dei miei competitor.
sarebbero in grado di fare benissimo il lavoro dell'ordinaria amministrazione, di gestire le scuole, di gestire le strade, il cimitero, cioè tutto quello che è l'acquedotto, ma l'anima rimarrebbe sempre fuori da questo corpo e quindi la città continuerebbe ad avvitarsi nella sua spirale di sprofondamento assoluto. Ecco perché io ritengo di essere l'unico all'altezza. In questo momento storico ci vogliono delle competenze che i miei competitor non hanno. E quindi sono tutte delle bravissime persone, ma non sono all'altezza. Insomma, se ho ben capito, lei ritiene che per ridare l'anima a questa città c'è bisogno di un Don Chisciotte, insomma, se ho ben capito. Ma c'è bisogno di un visionario, c'è bisogno di un visionario, Don Chisciotte lo era, c'è bisogno di un visionario, c'è bisogno di qualcuno che appunto guardi con una prospettiva diversa il quadro, al quale tutti quanti si rapportano invece in quella maniera lì. Anche qui faccio un esempio banale, il finanziamento delle opere, degli interventi, i miei competitor lo farebbero come lo farebbe qualunque sindaco, cioè andrebbero a vedere i bandi nazionali, europei, cioè, e cercherebbero di aggredire quelle fonti di finanziamento. Io invece farei una cosa completamente diversa, nel senso che a questo, che certamente farei anch'io, ci metterei dell'altro, la cosiddetta finanza creativa. Non so se lei lo sa, ma io credo di sì, il famoso re del Kashmir, per fare un esempio banale, Brunello Cucinelli, ha finanziato di suo il rifacimento di una cattedrale crollata nella sua città, nella sua regione, crollata in ragione del terremoto. Napoli, la città di Napoli, si è dotata di uno strumento importante chiedendo un contributo ai cittadini, si chiama crowdfunding, cioè praticamente, ecco, noi poi abbiamo un'altra risorsa, e me lo faccio dire che abbiamo veramente, che ignoriamo vergognosamente da sempre, che sono i nostri calabresi all'estero. Una potenza economica, i nostri calabresi all'estero. Io ho realizzato negli anni che furono una rivista, Blu Calabria, bimestrale di cultura, economia e costume dei calabresi nel mondo. Quindi li ho conosciuti tutti. Avremmo una potenza economica a disposizione di gente che non vedrebbe l'ora di fare qualcosa per la propria terra, che noi facciamo finta di non avere, come il ponte che noi facciamo finta che sia soltanto un ponte. Ecco, la finanza creativa assieme a quelli che sono gli strumenti ordinari darebbero sicuramente la possibilità di individuare dei finanziamenti, di fare un salto, diciamo, un ulteriore salto di qualità. E i miei competitor non ce l'hanno nel panorama, nell'orizzonte questo. Senta, io concludo, diciamo, normalmente queste interviste facendo delle domande un po' più personali. Prima le voglio augurare, come ho fatto con tutti, naturalmente, di vincere le elezioni, di diventare sindaco di Catanzaro e di poter, come dire, esprimere tutta questa sua creatività nel modo migliore, più utile per la città e per i catanzaresi. E le tre domande finali: qual è il suo luogo del cuore? Lei prima mi diceva che è nato in Sicilia. No, io sono nato a Catanzaro. Ah, è nato a Catanzaro, ma è di origine siciliana. Il suo luogo del cuore è la Sicilia, qual è? Lei vuole sapere il mio luogo qui, sì, da noi? No, il luogo del cuore è suo. Cioè. Ma guardi, io ho due luoghi, io sono allora, io dico che nella mia precedente vita probabilmente ero una triglia, io sono un marino, io sono a mare dalla mattina alla sera, nuoto in continuazione, faccio subacquea da sempre, quindi io ho due luoghi a livello regionale, io qui mi riferisco, che sono, secondo me, sono Caminia e Capo Vaticano. Sono i luoghi dove io mi rifugio quando posso, appena ho bisogno di tranquillità, di rilassarsi. Capo Vaticano è uno spettacolo, Caminia è una delle più belle baie che abbiamo. Benissimo. Invece la canzone del cuore, la canzone che nella sua vita, diciamo, le ha lasciato una traccia speciale. Io sono stato un fan di Lucio Battisti. Io ovviamente, come dire, mi sono cresciuto, se vogliamo usare questo eufemismo dialettico, a Pane e Lucio Battisti. Non è stato il solo, certamente. Lucio Battisti, il mio canto libero, io credo, insomma, sia una delle, ma per citarne una, perché insomma ce ne sono. Una delle più belle canzoni di sempre. Per quale squadra nazionale tifa?
do per scontato, l'ho detto anche agli altri, che ognuno tifi per la squadra della sua città, delle grandi squadre, quelle che lottano normalmente per lo scudetto, per chi tifa? Da ragazzino, perché io ormai ho una certa età, ero innamorato di Gianni Rivera e quindi di quel Milan di quei tempi, che ovviamente poi è stato irripetibile, anche se poi forse si è anche ripetuto superandosi poi con insomma, Van Basten, cioè quell'altro Milan. Sono Milan diversi, sono però Milan sono d'accordo con lei che Rivera è stato il più, secondo me, il più grande il giocatore. Il più grande, di perché era quello che teneva in piedi veramente la squadra. Era quello che oltretutto dava al calcio, diciamo, quella semplicità di cui il calcio ha bisogno e che fa grande un giocatore. Esatto. Ecco. Quindi io guardavo al Milan, però non sono mai stato un grande appassionato di calcio. Io appunto da bambino mi sono ritrovato a fare subacquea, ho fatto pesca subacquea per moltissimi anni, poi ho avuto improvvisamente una crisi di coscienza, ho sparato l'ultimo pesce della mia vita, era un sarago pizzuto a Capo Cimiti, ho sentito la morte del pesce e non ho più sparato un colpo in vita mia. Da allora io me li sento fratelli, i pesci, quindi non li mangio neanche più. Però la subacquea mi è rimasta e quindi questo la domenica io me ne andavo a mare piuttosto che andare allo stadio. È apprezzabile, diciamo, questa sua scelta, anche perché, come lei sa, tutti veniamo dai pesci. Sì, sì, certo. Benissimo, grazie a Nino Campo e alla prossima occasione con un altro candidato a sindaco come Nino Campo, che è candidato a sindaco di Catanzaro per le elezioni del 12 di giugno. Vi ringrazio, alla prossima occasione. In un mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te, e la verità si offre nuda a noi, e limpida è l'immagine, ormai. Sensazioni, giovani emozioni si esprimono purissime in noi. La veste dei fantasmi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato e s'alza un vento tiepido d'amore.